Gabriele sta bene, lo detengono illegalmente. Il giornalista lucchese bloccato in Turchia da 12 giorni ha potuto incontrare il console italiano e il suo avvocato. Nessuna certezza sui tempi del rilascio. Ultimi ritocchi al mercato del Carmine, iniziati i lavori per completare la riqualificazione dello storico immobile lucchese. Entro il 2018 la terza vasca del depuratore di Querceta con la conseguente dismissione dell'impianto di Forte dei Marmi. Lo sport, il rally, incidente al Targa Florio, due morti e gara annullata. Tragedia, la terza prova del campionato italiano, a perdere la vita un pilota e un commissario di gara. Ok, aria di derby. Al Pala Barzacchi la sfida di campionato tra CGC e Forte dei Marmi. I bianconeri vogliono riscattare la sconfitta dell'andata. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, in primo piano ancora la vicenda di Gabriele Del Grande, il giornalista lucchese ormai detenuto in Turchia da 12 giorni. Gabriele che finalmente ha potuto incontrare la delegazione italiana. E la notizia più importante è quella che il ragazzo sta bene. Vediamo. Gabriele Del Grande, il documentarista lucchese detenuto in Turchia, ha avuto la possibilità di incontrare il suo legale e la delegazione consolare nel centro di Mugla, dove è recluso da 12 giorni. Ci risulta che Gabriele stia bene, ha spiegato il ministro degli esteri Angelino Alfano alla Farnesina. Sta facendo uno sciopero della fame, nutrendosi solo di liquidi. Ha comunque l'assistenza di un medico che io ho richiesto e ottenuto dalle autorità turche. L'avvocato di Gabriele Del Grande, Taner Kilic, dopo averlo incontrato questa mattina, ha fatto il punto della situazione sugli aspetti legali della vicenda. Non ci è stata data alcuna informazione su eventuali capi di imputazione nei suoi confronti. La sua detenzione è del tutto illegale, ha detto l'avvocato. Non c'è nessun impedimento giuridico al rimpatrio, è un provvedimento punitivo. Abbiamo chiesto di vedere il suo dossier e ci è stato negato, ha proseguito il legale. Al momento il direttore del centro non ha nessuna informazione riguardo a una sua possibile espulsione. La mobilitazione nazionale e internazionale continua. A livello locale, striscioni dedicati a Gabriele si stanno moltiplicando. I nuovi sono apparsi alle finestre del comune e della provincia di Lucca. Aveva rubato un'auto pochi giorni prima in una concessionaria della Valle del Serchio, ma lo ha condannato l'impudenza di rimanere in zona e di scorazzare senza timore lungo le solite strade. I carabinieri di Barga hanno fermato e denunciato per ricettazione un cittadino albanese. L'auto, lo vedete in questa foto, una Volkswagen Polo, era stata rubata il 18 aprile alla concessionaria Tomei di Chifenti. Lo stesso titolare della concessionaria lo ha visto poi ieri lungo la regionale 445 nei pressi di Calavorno. Ha chiamato i carabinieri che dopo un rocambolesco inseguimento lo hanno bloccato. Sull'auto c'era anche una ragazza minorenne, anch'essa denunciata per ricettazione. E adesso le buone notizie che arrivano da Lucca, i lavori al mercato del Carmine giunti all'ultimo lotto. Presentati gli ultimi lavori in programma per la ristrutturazione e la riqualificazione del mercato del Carmine. Un progetto che, grazie ad un accordo fra l'amministrazione comunale e la Fondazione Cassa di Risparmio, si appresta a vivere le ultime fasi di un lungo percorso che darà nuova vita a quello che è stato uno dei poli di attrazione della città. Il programma dell'amministrazione è di una complessiva riqualificazione del mercato mediante un progetto che, insieme al recupero del complesso edilizio, ne rinnovi le modalità di gestione. Questi sono lavori di consolidamento, perché è necessario un consolidamento strutturale imponente su una struttura che risale all'inizio del Novecento come ultima manutenzione, però risale molto molto tempo prima. Poi l'affidamento per far diventare il mercato del Carmine è quello che vogliamo diventi, cioè diventi mercato, perché il mercato ha questa connotazione da sempre. Quindi è necessario riprendere la sua vocazione e restituire la città con quella vocazione. Se questa è una città che vuol vivere, deve ritrovare le funzionalità che ha perso nel tempo e noi stiamo lavorando a quello. Le funzioni principali del futuro mercato del Carmine saranno dunque il commercio di generi alimentari per la promozione e vendita di prodotti tipici e di alta qualità, il commercio di generi non alimentari anche mediante l'inserimento di una media distribuzione,
l'artigianato di servizio e piccolo artigianato e attività di merchandising turistico di qualità. Il primo piano sarà destinato a servizi turistico-ricettivi e di accoglienza, mentre l'area mercatale per la promozione e vendita di prodotti di filiera corta del territorio lucchese regionale. E adesso rimaniamo a Lucca perché questa domenica, dopodomani 23 aprile, Lucca celebra la festa della libertà e a organizzare le varie manifestazioni nel capoluogo c'è la Compagnia dei Balestrieri. Ringrazio e saluto questa sera ospiti nel TG Noi il gonfaloniere Giorgio Serafini, buonasera, e Massimo Baldocchi, il cancelliere della compagnia. Buonasera, buonasera anche buonasera a Massimo Baldocchi. Dunque, festa della libertà, spetterà a Massimo Baldocchi spiegare le ragioni, che cos'è questa festa della libertà. Io francamente lo so, perché l'ho raccontato spesso negli ultimi anni, molti dei nostri telespettatori magari non lo sanno, però prima vorrei chiedere a Giorgio Serafini, al gonfaloniere, se ci spiega che cos'è la Compagnia dei Balestrieri e che cosa fa. Buonasera ai telespettatori, prima di tutto grazie a questa emittente che per lo spazio che dedica e per l'attenzione che riversa la Compagnia dei Balestrieri. La storia della balestra rinasce a Lucca nel 1970, quando un gruppo di amici, desideroso di riscoprire la storia della città, fonda la Compagnia dei Balestrieri, con lo scopo soprattutto di far rivivere l'antico palio della balestra che si era disputato ininterrottamente a Lucca dal XII al XVII secolo. Il successo fu immediato grazie anche alla collaborazione del sindaco di allora, il dottor Giovanni Martinelli, e il gruppo ben presto si fece conoscere e apprezzare sia in Italia che anche all'estero. La compagnia si occupa essenzialmente di rievocazioni storiche. La più importante è quella del Palio di San Paolino, che si disputa il 12 luglio in occasione della festa del patrono della nostra città e della festa della libertà, di cui ve ne parlerà dopo il nostro cancelliere Massimo Baldocchi. Oltre a queste rievocazioni, però, la compagnia partecipa attivamente anche alla vita della città, con mostre, con rassegne, con convegni, con lezioni anche di storia medievale. Fra l'altro, domani mattina parteciperemo alla cerimonia di riconsegna simbolica delle mura alla città di Lucca, dopo il restauro effettuato dalla fondazione della Cassa del Risparmio. Da alcuni anni l'amministrazione comunale di Lucca, fra l'altro, ha riconosciuto i meriti di questa compagnia, attribuendogli il titolo di rappresentante ufficiale della città di Lucca, e gli ha affidato la casermetta di San Pietro, dove abbiamo la nostra sede, e dove abbiamo un campo di tiro al coperto nei sotterranei, un campo di tiro all'aperto negli spazi adiacenti. La compagnia si chiama Compagnia dei Balestrieri, in realtà all'interno ci sono anche altri gruppi, che sono quello degli arcieri, sono quello dei musici, quello degli sbandieratori, dei figuranti e anche un gruppo di danza medievale. Si compone attualmente di circa 200 persone, e sono tutti volontari e tutti animati da un immenso amore per Lucca e per la sua storia. E fra l'altro, proprio tutta la compagnia al completo, credo tutti i gruppi parteciperanno domenica alla festa della libertà. Giorgio Serafini ha accennato ovviamente al Palio di San Paolino, che per la prima volta nel 2016 Noi TV ha trasmesso in diretta integralmente, lo rifaremo anche nel 2017, ma nel frattempo, già ve lo dico, domenica saremo in piazza San Martino con le nostre telecamere per le persone che non potranno venire ad assistere personalmente alla festa della libertà. Però l'invito è a venire domenica a Lucca ad assistere a questo bello spettacolo. Massimo, ci spieghi in che cosa consiste, che cos'è la festa della libertà? Beh, la festa della libertà era in origine la più importante festa civile dell'antica Repubblica di Lucca, in quanto alla morte di Castruccio Castracani, avvenuta nel 1328, la città cadde in un periodo di anarchia. Non avendo avuto un successore immediato al Castracani, la città cadde in mano a dei soldati tedeschi che avevano la sede proprio all'interno della fortezza L'Augusta, e di lì poi venne venduta a vari signori fino a cadere in mano a Pisa, all'odiata nemica di sempre, diciamo. E per 30 anni furono i pisani a governare in modo dittatoriale la città di Lucca, imponendo le gravissime tasse e cercando proprio di distruggere completamente quella che era, diciamo, la forza
della città. I fuoriusciti lucchesi riuscirono a raggiungere l'imperatore Carlo IV e a convincerlo a venire a Lucca per vedere quella che era la situazione e per vedere di riottenere la libertà. L'imperatore Carlo IV venne a Lucca nel 1368, rimase in città circa 6 mesi e l'8 maggio del 1369, domenica in albis, emise un bando in cui si certificava la libertà della città di Lucca contro qualunque oppressione e che questa libertà doveva perdurare nel tempo, eccetera. E quindi domenica si rievocherà proprio la libertà di Lucca dalla dominazione, sì, dalla dominazione pisana. Sì, perché il governo cittadino, il primo atto fu quello di creare questa festa. Infatti il nuovo governo della città, appunto il gonfaloniere di giustizia, decise che tutti gli anni in eterno, nella domenica in albis, dovesse essere festeggiata la festa della libertà, con una serie di cerimonie che bisogna, ecco, particolari, perché in questa occasione vennero ricreati i terzieri per dare una nuova configurazione politica e militare alla città di Lucca e in occasione della festa della libertà tutti gli anni avveniva la cerimonia della nomina dei gonfalonieri di terziere. Domenica vedremo questo. L'appuntamento a che ora è? Lo diciamo alle persone? Sì, diamine. L'appuntamento è alle 10:30 in Duomo per la messa, a cui parteciperanno tutte le autorità civili della città di Lucca, e messa particolare in cui viene letta una preghiera particolare della libertà scritta dal vescovo Alessandro Guidiccioni e voluta dal Papa Clemente VIII. Al termine della messa, fuori sul sagrato del Duomo di San Martino, si svolgerà appunto la cerimonia di consegna dei gonfalonieri, dei gonfaloni ai gonfalonieri dei terzieri. Al termine una ricca sbandierata, certo, per poi concludere, diciamo, concludere per modo di dire, perché la parte forse più importante, perlomeno per noi, viene adesso, è che nel pomeriggio presso il campo di tiro si svolge una gara a livello nazionale a cui parteciperanno 60-70 balestrieri provenienti da varie città italiane. Noi ovviamente l'appuntamento però anche per i nostri telespettatori è al mattino, ci collegheremo direttamente con Piazza San Martino, ve lo dico subito, intorno alle 11:30, quindi seguiremo tutta la rievocazione storica e poi l'esibizione della compagnia dei balestrieri. Grazie davvero, sapete che il telegiornale ha dei tempi stretti, dobbiamo continuare, però io ringrazio davvero tantissimo Giorgio Serafini, gonfaloniere della compagnia dei balestrieri di Lucca, e il cancelliere Massimo Baldocchi. Con voi l'appuntamento, così come i nostri telespettatori, è per questa domenica. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Continuiamo. Continuiamo con il nostro telegiornale, andiamo a Querceta, entro il 2018 la terza vasca del depuratore. Vediamo. Circa 2 milioni di euro di interventi da realizzarsi entro il 2018, con la conseguente dismissione dell'impianto di depurazione di Forte dei Marmi entro l'aprile 2019. Ecco il programma per i lavori di potenziamento al depuratore di Querceta, presentato a Villa Bertelli dai vertici di Gaia S.p.A., gestore dell'impianto di Via Puntone, e dai comuni di Forte e Seravezza. I lavori rientrano nell'accordo di programma istituito dalla Regione Toscana per migliorare la qualità delle acque del mare, che prevede interventi sulle fognature e appunto sulla depurazione. La gara d'appalto è stata conclusa, è un vincitore, quindi a fine giugno sarà completata la progettazione esecutiva e si partirà con la preparazione del cantiere. Quindi prima, alla fine dell'estate, si partirà con l'affidamento dei lavori. La terza vasca del depuratore di Querceta, attesa e rinviata da 10 anni, motivo di scontro politico, sarà dunque realtà. L'ampliamento interesserà anche i comuni di Pietrasanta e Montignoso. Dopo un processo, diciamo, piuttosto lungo, che ha visto anche dei contenziosi con delle aziende che hanno partecipato all'appalto, finalmente siamo alla partenza, ci auguriamo che questi lavori siano il più rapidi possibile e che quindi diano una risposta positiva a tutto il nostro ambiente, al nostro turismo e alla balneazione. C'è stata da parte del comune di Seravezza la consegna del terreno, dell'area in questi giorni.
tutti conoscono le difficoltà che ci sono state. Oggi pensiamo al risultato, ecco, non pensiamo a quanto abbiamo sofferto. In fin dei conti sono già 10 anni che si discute di questa cosa. Intanto è in corso il raddoppio della seconda linea del depuratore di Viareggio, che di recente ha subito un guasto con uno sversamento di liquami nel fosso Farabola. C'è stato un guasto a inizio febbraio, abbiamo aspettato il periodo di carnevale per poter intervenire visto che vi era una grande affluenza nella città di Viareggio, adesso siamo a pieno regime, si spera che tutto possa essere concluso entro i primi di maggio. A Lucca è stata presentata la terza edizione di Lucca Classica. Sarà un fine settimana ricco di eventi, musica e bellezza, quello che va dal 4 al 7 maggio. 90 gli appuntamenti musicali che si terranno non solo nelle piazze, ma anche nei palazzi e nei musei del centro storico e sulle mura. La città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all'aperto. Tutto questo al Lucca Classica Music Festival, evento promosso e organizzato da Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il direttore artistico dell'Associazione Musicale Lucchese, Simone Soldati, ha rivelato quale sarà l'offerta che verrà proposta agli spettatori in questa terza edizione. L'offerta è veramente destinata a tutti in un clima divertente, informale, interattivo, moltissime le cose per i bambini e le famiglie, personaggi che vengono da discipline diverse come il sociologo Domenico De Masi o lo scienziato Giacomo Rizzolatti che parlerà di empatia o il fisico Guido Tonelli, attrici come Sonia Bergamasco e Amanda Sandrelli, grande musica con i 100 violoncelli capitanati da Giovanni Solima ed Enrico Melozzi, che popoleranno il centro storico per 3 giorni, il grande jazz con Norma Winston, la regina del jazz internazionale, una voce storica. Perla della manifestazione sarà il concerto del 5 maggio con i 25 brani inediti composti da Giacomo Puccini ed eseguiti dal celebre musicista Liu Tamminga. Quest'anno inoltre Lucca Classica rafforza la sua collaborazione con Anteprima Vini, la rassegna dei viticoltori della costa toscana, che si terrà il 6 e il 7 maggio al Real Collegio. A proposito di appuntamenti, ha ancora a Lucca la terza edizione del Tattoo Expo. Taglio del nastro per l'edizione 2017 del Lucca Tattoo Expo, la manifestazione in programma fino a domenica al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, che in pochi anni è diventata una tra le più apprezzate in Italia, sia per il gran numero di artisti tatuatori presenti che per il grande pubblico che ogni edizione partecipa all'evento. Lucca Tattoo Expo quarta edizione è una manifestazione in crescita del 15% rispetto allo scorso anno. L'anno scorso avevamo 200 tatuatori, quest'anno invece ne abbiamo 230. È una manifestazione in crescita anche dal punto di vista culturale, perché abbiamo inserito delle manifestazioni collaterali con presentazioni di volumi importanti di alcuni autori di libri importanti, appunto. La manifestazione rimane aperta fino a domenica. I tatuatori di tutta Italia sono qua con noi che ci aspettano. Il contest più atteso è quello in cui domenica gli artisti tatuatori presenteranno di fronte ad una giuria di guest star i lavori svolti durante la 3 giorni. Sabato sera, invece, dalle ore 22, l'atteso show della DJ Jyoti Vanelli. E ora, come ogni weekend, ascoltiamo l'editoriale di Sergio Talenti, L'Ancora. In queste settimane un comitato di genitori lucchesi sta organizzando una serie di incontri per opporsi alla proposta di legge regionale che prevede l'obbligo di una serie di vaccinazioni, in particolare l'obbligo del vaccino esavalente, quale requisito per l'ingresso dei bambini nelle scuole di infanzia. Contestualmente abbiamo visto un programma alla RAI dove il vaccino HPV contro il papillomavirus, quello che praticamente aggredisce il tumore nel collo dell'utero, ecco, questo vaccino sarebbe inefficace se non pericoloso. Per alcuni dunque il vaccino è un'opinione e l'Organizzazione Mondiale della Sanità un sistema malsano, un po' come accade purtroppo molti anni fa con le favole antitumorali e tragiche favole del dottor Di Bella, con i risultati che poi tutti quanti abbiamo visto purtroppo.
Ecco, che cosa c'è dietro la giostra di bugie e di invenzioni assai fantasiose delle volte? C'è purtroppo l'elemento peggiore, che si chiama inquinamento politico. Peggiore perché semina disinformazione per quanto riguarda la cosa più delicata, cioè la gestione della propria vita. Si parla di culture populiste che sono comunque mascherate ma spietate nel loro furore antiscientifico. E proprio in questi giorni il famoso virologo Roberto Bodrioni informa che soltanto nel 2017 e in Italia il papillomavirus ucciderà 2.900 donne. E questa è un'informazione su cui tutti dovrebbero riflettere seriamente. È tutto per la prima parte del TG, una pausa e poi la pagina sportiva.